dovrei sentire Miles. Ehi, Peter, stai bene? Stavo per chiederlo io. Sì, tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. E preferisco rendermi utile piuttosto che attendere un intervento dall'alto, no? Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per May. Convincerla a prendersi una pausa è un'impresa titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Saluta May e sii prudente. Ok, raga, andiamo da Scorpio adesso. A tutte le unità, segnalate auto rubate guidate da alcuni evasi. Agenti alla caserma dei pompieri, rispondete! Sono coperti in questa parte di... 10-10, presunta attività di spaccio. Scusate, non c'era... Vabbè, nuovo costume. Ah, Michele O'Hara. Bene. Benissimo. Beh, alla fine non cambia nulla tra costumi tra difesa e attacco. Abilità, disponibilità 1. Quindi vediamo un attimo. Ok. Attenzione, arrivano segnalazioni di un'aggressione. Il luogo è vicino a Douglas. Ecco il bacino. Vedo Scorpion. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da Scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Pareva. Io ti finirei qui. Ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? No, sono drogati. Wow, ma che... È un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno. Ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Io vado proprio a cadere, sono proprio masochista, voglio, mi vado proprio a buttare io nella merda. Ma io mi sento tipo Spider-Man 1 quando si devi toccare terra o perché cadevi giù. Ma non la mia. Ti ricordi? Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpio non si è risparmiato. Allora, penso che questo, che questo sia così. E poi così. Ok. Poi penso che questo vada qui. Questo vada qui. E questo vada qui. Ok. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ESU è vicina. Speriamo sia stagione. Quindi, cioè, c'è il drogato in poche parole. È come lo spaventapasso di Batman, quindi avevo visioni e ste cose così. Ma io non mi ricordo proprio niente. La serra, finalmente! Nella serra dovrebbe esserci... Forse entrambi. Doc? Dove arriva? È solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Come
Ero prima che l'interfaccia neurale mi trattasse la mente. Le ossessioni mi permettevano anche di fare. L'interfaccia mi permetteva di abbandonarmi ad esse. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Ah, Peter. Sempre pronto ad assumerti la responsabilità. Persino nelle situazioni più disperate. Non hai idea di quante volte il tuo incrollabile ottimismo mi abbia aiutato a superare i momenti bui. Manca la tua compagnia. Sul serio. Mi spiace, Doc. Mi spiace tanto. Sì, certo. Ti spiace. Eppure non hai fatto nulla per impedirlo. Viene da chiedersi quali siano le tue priorità. Se ci avessi tanto a me, perché non mi hai impedito di autodistruggermi? Quella è l'eclipse d'alba. Ah! Metterò l'effetto. Ma per avere l'antidoto serve un'antitossina. Una delle stazioni di Harry stava sviluppando una trombina sintetica. Devo arrivarci in fretta. Enormi code di scorpione. Deliziose. Grazie, Giovanni. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile assurdo del tuo cervello. Reale o meno, neutralizzato il veleno verrò a prenderti, Mac. L'insettino fa la voce grossa. Divertiti con gli elefantini rosa. Ecco la stazione di ricerca. Mi serve quella trombina. Ecco la trombina. La trombina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi. Questo non sei tu, Doc! Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene! Ok, la dimensione specchio. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti, te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno! Chi ti tocca soffre! Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri. Limitandomi. Soffocandomi. No, il mio tempo dovrà brillare di luce propria. Comunque mi si sente la sofferenza. Prendevi appunti, rubavi le mie idee, una serpe in seno. Pensare che ti considerassi un amico. Ecco, la tropina! Resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guarito. Mi spiace, vederti. Stai sereno, ragno. Le sorprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci. Che dire? Hai toccato il fondo, Parker. Devo stare a Doc. Il veleno è male.
trovare l'antidoto. Finalmente, il vero laboratorio. Basta allucinare. No! Puoi scordartelo! Sei il mio regno! Sei uguale a Osborne! Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua! So che ridevate di me! Tutti quanti alle mie spalle! Mi supplicherai di salvarti! Pensavi che avessi dimenticato? Scorpion! Sei irreale! Era il momento giusto! Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Beh, almeno questa. No, 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 non mi dire che escono 40 scorpioni. No. Sì, invece. Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto. E uno. Sei un perdente e sempre lo sarai. Non si deve avvicinare. No, no, no. Quando si vede, ma posso. Ok, non ne restano molti. Il mondo sarebbe un posto migliore senza di me, e tu lo sai. Fuori un altro. Sto ancora così? Ancora uno. E vabbè. Dai, gli vince. Perfetto. Fai soffrire chi ti sta intorno. È come con i troll su internet. Ne devi uno e ne spunta un altro. Fatto. Devo cercare di colpirlo quando è fermo. Spero sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. La centrifuga che mi serve. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Ma? Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Cioè, è finita così? Cioè, abbiamo sconfitto Scorpion. Sono ancora Scorpion, mezzo stordito. Scorpion. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia. Ehi, MJ. Senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Quando è che si può voltare le spalle a un amico? Oh, wow, Pete. Ti riferisci a Otto? È così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Il mio lato generoso e di sani principi vorrebbe dirti mai. I velenici non si arrendono di fronte a nulla, ma... dopo quello che ha fatto Otto... non lo so, Pete. Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora. O se è mai esistito, in effetti. Già. Già. Beh, grazie, MJ. Devo ancora metabolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre. Eh sì. Perché c'è sempre MJ quando ne abbiamo bisogno, quindi taglia. Comunque, siamo arrivati a Central Park. Squadra Sable, qui comando. Ok. Ora dovrei pensare a Scorpion, ma... è dall'incendio che non vado a trovare zia May. Posso concedermi una veloce sosta al Fist? Ok. Se ve lo volete facciamo così. Qui comando Sable, situazione attuale a Koreatown. 10-4 qui a PC Sierra, iniziamo il nostro giro di pattuglia. Questa va qui. Finché non torna Miles dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene?
Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri? Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Zitto, zitto! Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Ma perché non si faccia i fatti tuoi? A vista servono gli antibiotici. Sentito che rumore la sua testa quando il gigante... Ho sentito. Come faccio a distrarlo? Forse l'attacker? Ok, è andata. Potrei scavalcare quel muro. Quelli nella tenda sono medicinali. Forse è fatta. Hai visto quando è passato di qui? Bend, iodio, niente antibiotici. Devo cercare ancora. Voi due, venite qui! Ok, ok, arriviamo. Occhi aperti per i fuggitivi. Qua. Possiamo risolverla velocemente. Devi solo dirci luoghi e date dei vostri. Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. No, no, queste informazioni. Credimi. Non voglio lasciarti in pace per me. Perché i supercriminali hanno preso di mira i centri accoglienza? Riguarda. Che diavolo, vogliono dimostrare che non sa proteggere la gente. No, no. Di esibizionisti. Ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino, non mi importa. La roba varrà una cifra niente male sul mercato. Sarà stato il vero. Dai, scappiamo ancora. Ricevuto. Se vuole, hanno detto dove sono i depositi. Sì, a quanto pare. Ora il bestione si sta occupando delle stazioni. È un ordigno atomico ambulante. È per via del sangue russo. Ha la follia nelle vene. Mi ritengo offeso. Mia nonna è russa. Tua nonna? Quindi sei russo anche tu, no? Chi è là? Senti, lasciamo stare la mia famiglia, ok? Un'altra tenda. Incrociamo le dita. Un paio di kit medici, ma niente antibiotici. Devono esserci. Stanno per dire. Devo evitare il cecchino. Spero non vogliano farli. Rilassati. No. Non metti il palazzo. Calma, ok? Guardi, muoviti, muoviti. Scorte. Avanti, cassa, non deludermi. Amoxicillina. Perfetto. Umaro. Che razza di armadio. Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazal! Signori, chiedo venia. Il mio partner è... sgraziato. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Basta! Oh. Oh. Ne avrei fatto a meno! Controlla, vai. No, no. Devo
cos'è stealth, no? Non credo mi abbia visto. Devo darmela a gambe. Chiunque tu sia, esci fuori. Ho tempo da perdere. Quel tunnel. Forse posso fretta. Ti divertono i giochi di luce? Io mi divertirò con la tua pazzia di fuori. Ti prometto di non schiacciarti. Ti prego, non vedermi, ti prego, non vedermi. Ah. Mi hai detto che mi avevi promesso. Cioè, non credo mi abbia visto. Mi ha promesso di non schiacciarmi. Chiunque tu sia, esci fuori. Ho tempo da perdere. Quel tunnel. Ti divertono i giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia. Vieni fuori. E prometto di non schiacciarti. Ti prego, non vedermi, ti prego, non vedermi. E ora? Dove sei? Ma dove devo andare? Oddio! Mamma mia! Mi pare che ho fatto la scelta giusta, eh? Dove devo andare? Mi passa un attimo da sotto e ripercorriamo un po' il percorso. Ok, perché ho fatto il giro della Madonna? Non c'è altra via, devo superarlo. Sto esaurendo la pazienza. Mi sto arrabbiando. Calma, calmati un po'. Aspetta. Vieni fuori! Subito! Ho di meglio da fare! Vai! Via, 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 via! Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto! Non mi ha visto! Oh! Ci è mancato poco! Troppo poco! L'uscita non può essere lontana! Basta giocare! Finito! Oh cavolo! Oh cavolo! Devo trovare un'uscita! Eh sì, Miles, dobbiamo trovarla! Basta nasconderci! Se riuscissi a salire lassù. Quando ti troverò, ti schiaccerò! Quel container è la mia via d'uscita. Devo fare in modo che liberi l'uscita. Vieni fuori! Ah!
Via, via! Subito! È come nascondino! Mamma mia. Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Vai. Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così. Ah, sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo okay. Fegato. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. Bravo, Miles. Wow. Sei in coda? Nah, sto bene così. Sei in coda? Devo migliorare il mio repertorio. Miles, ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, sì, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del Fist. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Yuri, ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve. Abbi fede. Quindi il prossimo obiettivo sarà Rhino, che lo faremo nel prossimo episodio, raga. Grazie per la visione e noi ci vediamo domani. Bella.